Una striscionata, come l'ha definita il laboratorio occupato Morion, sul tetto della stazione Santa Lucia di Venezia, quindi affacciata sul Canal Grande, per lanciare l'assemblea regionale di domenica pomeriggio in Sala San Leonardo con tutte le realtà che negli ultimi mesi hanno organizzato iniziative contro il disegno di legge sicurezza del governo Meloni. Un appuntamento che segue altre assemblee confluite il 26 ottobre in una manifestazione di oltre 5.000 persone a Padova. Tutto questo contro il decreto sicurezza, per costruire un'opposizione che sia compatta, che sia allargata e che ci parli di un'altra idea di sicurezza rispetto a quella che questo decreto sicurezza promuove. Una sicurezza che non può e non deve essere fatta di repressione, di criminalizzazione, di marginalizzazione per tutte quelle che sono le lotte sociali e le marginalità. Già fortemente attaccato anche dai sindacati che lo accusano di limitare il diritto di manifestazione, il disegno di legge sicurezza propone ricette che secondo il laboratorio Morion hanno già fallito. Non più di un mese fa il sindaco Brugnaro ha definito Venezia come un fiore all'occhiello della sicurezza, ma nuovamente non si parla di altro che di una sicurezza fatta di militarizzazione, di criminalizzazione della marginalità sociale e di l'assenza di qualsiasi intervento di welfare all'interno anche di questa città.